Mara Venier al Grande Fratello VIP, Cristiano Malgioglio in lacrime. Mara Venier entra nella casa del GF VIP e riabbraccia Cristiano Malgioglio. Cristiano Malgioglio ha incontrato Mara Venier al Grande Fratello VIP. Durante la prima parte della puntata è stato mostrato un video in cui il paroliere parlava di Mara. Scendendo nel dettaglio, Malgioglio nelle ultime settimane ha dichiarato di aver sognato più volte la Venier. Cristiano avrebbe voluto vedere la conduttrice. I due sono amici da davvero moltissimo tempo. E la stessa Mara a rivelare in studio qualche particolare sulla loro amicizia. In particolare, la Venier ammette di aver trascorso diversi momenti insieme a Cristiano. La conduttrice non vede l'ora di tornare a mangiare pane e mortadella insieme al paroliere. Ed ecco che Malgioglio, rimasto al televoto contro Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ha potuto ricevere una gradita sorpresa da Mara. Quest'ultima è entrata attraverso il castigatore. Infatti, Ilary Blasi ha informato Cristiano del fatto che l'uomo, fino ad ora, era stato sempre guidato proprio dalla Venier. Con un Frezze, Malgioglio e Raffaello Tonon vengono trasportati nella stanza ovale dal castigatore e Mara Venier. Il pubblico commosso di fronte alle lacrime di Cristiano Malgioglio al Grande Fratello VIP. Mara e Cristiano sono riusciti ad emozionare tutto il pubblico durante il loro incontro. Malgioglio ha chiesto di abbracciare la sua cara amica, prima di iniziare un gioco. Dopo averlo concluso, i due hanno avuto la possibilità di lasciarsi andare in un tenero abbraccio. Mara ha sussurrato delle parole alle orecchie di Cristiano. Quest'ultimo non ha potuto trattenere le lacrime, tanto che ha iniziato a piangere. La sua commozione ha emozionato tutto il pubblico. La Venier ha subito asciugato il viso dell'amico, cercando di tranquillizzarlo. Cristiano Malgioglio in lacrime, l'abbraccio di Mara Venier lo commuove. Anche la Venier è apparsa abbastanza commossa nel rivedere il suo grande amico. Mara assicura che Cristiano è davvero una bella persona e che sta facendo un bel percorso all'interno della casa più spiata d'Italia. A confermare le sue parole ci pensa Alfonso Signorini, il quale ha dichiarato che Malgioglio sta facendo un grande sforzo nel reality. Intanto, anche questa settimana Cristiano ha dovuto affrontare un televoto.